Un'evoluzione necessaria e non più rinviabile. Questo è il punto di partenza per qualsiasi analisi su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Perché diciamocelo, eravamo tutti stanchi del caro vecchio JRPG in due dimensioni. Stanchi della solita sfida alle palestre, stanchi degli incontri casuali e stanchi della progressione lineare. E lo siamo tuttora, solo che è più facile guardarsi indietro quando le cose presenti non vanno come speravamo. Ed è da qui che dobbiamo partire per entrare nel vivo della recensione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi capitoli della serie davvero open world. Paldea è una regione completamente interconnessa. Da nord a sud, da est a ovest, ogni singola città, grotta e percorso può essere esplorata senza soluzione di continuità. Anche i centri Pokémon sono ora all'aperto insieme al Pokémon Market e alla macchina MT per creare macchine tecniche usando i materiali raccolti dopo ogni battaglia contro Pokémon selvatici. C'è una sola grande eccezione, Mesapoli. La città sede dell'Accademia obbliga ogni volta a caricare la mappa anche se non si accede tramite gli ingressi tradizionali. In questi casi il gioco ci blocca e ci riporta a un punto d'ingresso lecito, rompendo in parte quel senso di libertà estrema che si raggiunge una volta ottenuti tutti i potenziamenti di Coraidon e Miraidon. Proprio i Pokémon di copertina rappresentano il mezzo di trasporto preferito del nostro avatar. In un colpo solo prendono il posto di scarpe da corsa, pattini, bicicletta e persino delle macchine nascoste delle vecchie generazioni. Le loro abilità, sbloccabili progressivamente, ricalcano quello che si poteva fare in passato con strumenti e MN. Cavalcatura, salto, surf, planata e arrampicata permettono via via di raggiungere aree diverse della mappa, accedere a oggetti rari e in generale a rendere più veloce la navigazione. Al di là delle discussioni sul design di questi taxi viventi, è indubbio che la loro presenza dia un senso di libertà senza precedenti, fluida e pressoché priva di limiti. Avevamo criticato il level design delle recenti mappe di Pokémon, ma c'è da dire che Game Freak stia pian piano imparando anche a gestire le tre dimensioni. Se in Leggende Pokémon Arceus si trovava già una certa verticalità, qui questa esplode in un tripudio di vette da scalare, con anfratti più o meno visibili dove è quasi sempre presente un oggetto da raccogliere. Persino le caverne cominciano ad avere una struttura più complessa, con gallerie, zone sopraelevate e una generale disposizione dei massi più grandi che vanno a celare questo o quel punto di interesse. Manca ancora una consapevolezza tale da permettere la creazione di uscite multiple su aree segrete o l'implementazione di enigmi ambientali, ma siamo lieti di constatare che si sta andando con convinzione nella direzione giusta anche nel filone più tradizionale della serie. Bene così. Non ci ha convinto invece il modo in cui è stato gestito un certo tipo di collezionabile davvero troppo casuale nella sua disposizione e non è positivo nemmeno il giudizio sulle zone pianeggianti. La scarsa densità della flora unita al riciclo di elementi quasi sempre uguali a se stessi come alberi, torri e rovine rende la morfologia generale un po' monotona e di conseguenza meno interessante da esplorare. Il colpo d'occhio anche delle vette più elevate non è mai davvero mozzafiato. Ma d'altronde, parafrasando la lezione di uno dei professori dell'Accademia, dobbiamo essere sempre pronti a fare nuove esperienze, anche se potrebbero deluderci. In questo contesto di generale rinnovamento strutturale, l'inizio del viaggio a Paldea conferma come Game Freak abbia deciso di dire addio ad alcuni dei cliché tipici della serie. Non tutti, sia chiaro, ma il modo in cui parte l'avventura segue delle tappe impreviste, che rendono più leggera la fase tutorial e la scelta tra uno dei tre starter. Questi sì, come di consueto, presenti nella solita configurazione. Fuoco, erba e acqua. Non entreremo nel dettaglio degli eventi narrati, nemmeno di quelli che potremmo raccontarvi. Non crediamo necessaria una sinossi dettagliata. Vi basti sapere che il nostro protagonista è un nuovo studente dell'Accademia Arancia Uva, a seconda della versione scelta, e che tutti i fatti raccontati saranno in qualche modo collegati alle lezioni della scuola e in misura maggiore alle sue attività extracurriculari. Come ormai noto, ci sono tre cammini da intraprendere. Quello dei campioni, con 8 palestre da sfidare per ottenere il rango campione, il sentiero leggendario dove affrontare i temibili Pokémon dominanti che imperversano nella regione e il viale della polvere di stelle che ci porta a sfidare i cattivi del Team Star che causano problemi a scuola. A eccezione del cammino dei campioni più legato alle lotte e alle sfide del nostro rivale, gli altri due percorsi hanno dimostrato di avere una precisa direzione narrativa con qualche colpo di scena, un'accelerata al cardiopalma nelle ultime ore e persino il tentativo di affrontare tematiche difficili come il bullismo e il lutto.
Il risultato purtroppo non è straordinario. L'approfondimento psicologico del trauma è assente e il tutto è ammantato da un alone di inumana positività anche nei momenti di potenziale coinvolgimento emotivo. I colpi di scena poi sono tutti piuttosto telefonati. Non male l'intenzione di approfondire i personaggi durante le missioni, con una caratterizzazione a tratti persino originale di alcuni comprimari, capi palestra inclusi. Gli sforzi di dare spessore alla narrazione cozzano però su uno dei problemi più evidenti e pesanti della produzione: un world building molto superficiale. Con world building si intende per definizione quel processo che porta alla creazione di un mondo immaginario e di tutti i suoi aspetti caratterizzanti. Questo deve avere il suo riflesso non solo nella trama, ma anche nel modo in cui i singoli elementi interagiscono tra loro e con la storia stessa. Facciamo un esempio per chiarire il concetto entrando nel dettaglio di Pokémon Scarlatto, la versione che abbiamo testato. Mettiamo che veniamo a sapere da un personaggio che c'è un Pokémon eccezionale per forza e violenza che sta imperversando in una zona della mappa. Vista la sua presenza, ci aspetteremo che stia creando problemi alla popolazione locale, umana e Pokémon, e che questo disagio si manifesti nei dialoghi con qualche NPC. Ecco, nei giochi di nona generazione non c'è traccia di tutto questo. Anzi, i personaggi non giocanti con più di una linea di testo si contano sulle dita di una mano in ogni area e le interazioni sono per lo più generiche e poco interessanti. Non ci sono riferimenti alla situazione attuale o alla lore della regione. Di conseguenza, alla risoluzione di questa o quella crisi non è possibile aspettarsi una reazione né tantomeno una ricompensa. Non serve essere grandi esperti di JRPG. Il passo indietro risulterà evidente a chiunque abbia giocato un qualsiasi titolo della serie, ancor di più dopo l'implementazione addirittura di un diario delle missioni in Leggende Pokémon Arceus, che qui è stato semplicemente eliminato perché, non ci sono quest secondarie. I tre cammini sono totalizzanti per l'esperienza, ma di fatto risultano in una giusta posizione di tre storie che faticano a dialogare tra loro. La libertà che si è voluta consegnare al giocatore fa sì che ogni elemento proceda su binari paralleli in un cammino che viene però guidato dal livello dei Pokémon avversari che rimane fisso a prescindere dalle nostre scelte. Anche gli allenatori lungo il percorso non ci sfidano appena incrociano il nostro sguardo, ma se per qualche motivo non li affrontiamo quando siamo a un livello simile, la loro presenza diventa praticamente inutile. La sfida non scala mai man mano che conquistiamo medaglie o affrontiamo Pokémon dominanti, e di fatto il livello dei Pokémon di ogni zona ci indica un percorso obbligato che stride con la pretesa indipendenza di tutta l'esperienza. Nemmeno seguire le lezioni scandisce un qualche percorso, con il risultato che si finirà presto per scordarsi della loro esistenza. Non che sia una grande perdita, se non per un paio di materie. Questa contraddizione di fondo verrà meno solo al termine dei tre cammini, quando saremo davvero liberi di andare ovunque senza alcun vincolo. Un po' tardi, visto che a quel punto non saranno poi molte le cose da fare. Alla poca interazione tra gli elementi del mondo concorre un'altra limitazione rispetto ai capitoli del passato. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i giochi Pokémon con meno edifici esplorabili di sempre. Vuoi disturbare qualcuno a casa sua? Non puoi, è chiusa. Vuoi comprare un panino? Scegli da questo elenco. Vai a fare un'attività con un professore all'interno dell'accademia? Una schermata di testo ti racconterà ciò che sta succedendo. Per i fan delle serie TV potremmo dire che questi capitoli sono il trionfo della grande lezione dei fratelli Vanzina. Che cosa fare quando non possiamo permetterci di mettere in scena un evento? Semplice. Odimo. Un vero peccato, perché di lore potenziale ce ne sarebbe tantissima e anche il gameplay funziona bene come poche volte nell'ultimo decennio. Le meccaniche di cattura e combattimento sono quelle a turni note a tutti, ma la sorpresa è che la gimmick di questa generazione è davvero ben bilanciata, almeno offline. Il fenomeno Terra Crystal, così si chiama la possibilità dei Pokémon di cambiare Terra tipo e diventare una sorta di cristallo vivente, è stata una rivelazione. Non solo aumenta le possibilità strategiche dei team dando la possibilità di aumentare la potenza delle mosse di un certo tipo o ridurre i danni dei colpi cambiando il tipo del Pokémon che lo utilizza, ma risulta solo una delle frecce al nostro arco senza diventare indispensabile. A differenza della Dynamax, per esempio, in alcuni scontri può risultare conveniente non usarlo per mantenere la capacità di resistere a un determinato attacco o per mantenere il bonus a una mossa offensiva garantito dal secondo tipo del Pokémon. In competitivo rimane da valutare l'incidenza effettiva del caso, visto che non sembra esserci limiti alle modifiche dei teratipi, ma per ora le sensazioni sono buone. Costruire un team per i tornei reali poi è davvero semplicissimo. Mentre tappi per cambiare la natura e i valori individuali di un Pokémon vengono venduti per una manciata di poche yen e anche i cerotti abilità sono molto facili da reperire. La pensione Pokémon per avere uova è stata rimossa e ora la meccanica si è trasferita nei picnic, dove i panini danno bonus simili ai poteri O di Pokémon XY per la produzione di uova, appunto, e persino per la caccia ai cromatici, o shiny se preferite. I picnic vanno infatti a raccogliere vecchie funzioni della serie come Poké Io e Te per interagire coi Pokémon, la creazione di Poffin che confluisce qui nel
la preparazione di panini anche con gli amici e infine la pensione Pokémon con le uova che nascono semplicemente passando del tempo in questa funzionalità. Insomma, la semplificazione avviata da qualche anno ha raggiunto qui il suo apice, con la conseguenza che chi vuole provare il PvP ha davvero poche scuse per non farlo con convinzione. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano molto anche sulla personalizzazione. L'editor dell'avatar è finalmente degno di questo nome, con una serie di opzioni per avere un volto davvero diverso da quello degli altri giocatori. Più limitato il vestiario, visto che si può agire solo sugli accessori. Pantaloni, maglietta e felpa sono legati alla divisa della scuola, presente solo in 4 varianti stagionali. Sulle modalità online dovremo invece tornare in seguito, visto che andranno verificate con i server aperti. La struttura rimane in larga parte quella vista in spada e scudo, con raid da affrontare con altri 3 giocatori e match online. Rimane anche un sistema di password per interagire con gli amici, mentre la modalità cooperativa permette ora di muoversi in 4 all'interno del mondo per catturare Pokémon, esplorare o fare picnic. La stabilità del sistema andrà verificata nel tempo, ma viste le performance in singolo ci aspettiamo cali di prestazioni rilevanti. L'abbiamo lasciato per ultimo perché in mezzo a tante cose buone e meno buone c'è un elemento che terrà sicuramente banco nelle settimane a venire. Lo stato in cui Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno nei negozi il 18 novembre 2022. La situazione è sotto gli occhi di tutti e le decine di ore passate a Paldea non hanno fatto altro che confermare le pessime impressioni avute dai trailer nel provato di un mese fa. Il comparto tecnico ha criticità evidenti. La qualità delle texture è bassa, specie nei primi piani sul terreno, un impasto sfocato di verde e marrone. L'illuminazione è ballerina, con ombre che appaiono e scompaiono a causa di un effetto pop-in che non risparmia alcun elemento dello scenario. Il frame rate è instabile, con fenomeni di stuttering e cali sostanziosi ben al di sotto dei 30 fotogrammi al secondo. Le animazioni facciali sono minime, quelle dei movimenti sono fluide solo sui personaggi vicini. Il numero di raccordi si riduce drasticamente all'allontanarsi dei personaggi, che finiscono così per muoversi come robot. I modelli dei Pokémon sono invece eccellenti, con nuovi design originali, una cura maggiore sui diversi manti e uno studio interessante dei comportamenti nell'ambiente. La resa generale dei mostri risulta quindi sopra la media. Si nota un netto stacco anche tra il dettaglio delle ambientazioni cittadine afflitte da un aliasing piuttosto marcato ma comunque studiate nelle geometrie e nella coerenza artistica e gli scenari naturalistici, che come dicevamo in apertura risultano poco vari e spogli. L'interfaccia ha un layout finalmente più moderno che ben si sposa con l'assenza delle vecchie schermate di lotta. Ci sono alcuni elementi che finiscono per sovrapporsi in determinate situazioni, ma si tratta di peccati di gioventù in parte già sistemati nella patch del Day One, che porta il gioco a occupare 6,7 giga di memoria. Alti e bassi anche nel comparto sonoro, dove l'assenza del doppiaggio in una qualsiasi lingua si fa sentire nelle scene di maggiore pathos. I testi comunque sono tutti in italiano. Al contrario, la playlist dei brani risulta sempre superlativa, con alcune tracce esaltanti nelle battaglie e una particolarmente angosciante nell'esplorazione di una certa area. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna, il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon, soprattutto quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. E voi che cosa ne pensate? Sarà davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e non dimenticate di seguire multiplayer.it sul sito, social e ovviamente qui su YouTube. A schermo vedete ora alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.